Edicole, negozi fisici e negozi online. Non colleziono, ma da un po' mi sono avvicinato alle carte Pokémon e nelle ultime settimane mi sono lanciato alla ricerca di carte rare, bustine un po' più vecchie, set un po' meno recenti. E ciò che più in generale mi piaceva, soprattutto dopo la notizia del fatto che hanno ribassato il prezzo delle bustine a 5 euro per i nuovi set e 4,50 per quelli un po' più vecchi. Li ho acquistato parecchia roba. Voglio farvi vedere un po' tutto, ma voi mi raccomando nei commenti giudicatemi, ditemi se ho fatto acquisti interessanti, se ho speso troppo per qualcosa e se in generale comunque posso aver fatto qualche colpaccio di cui non mi rendo conto. Ma soprattutto vi chiedo un favore, se questi video vi piacciono e volete più video sulle carte Pokémon, fatemelo sapere adesso mettendo un mi piace al video e ovviamente iscrivendovi al canale. Ok, c'è tanta roba e non so da dove iniziare, quindi direi di fare dai più recenti ai meno recenti. Per quanto riguarda Chrono Force non ho acquistato nulla, però metto comunque nel video queste bustine che mi sono state regalate da The Pokémon Company International qualche settimana fa, che non ho ancora aperto, quindi se volete lo spacchettamento tramite video, tramite reel, mi raccomando fatemelo sapere. Per l'occasione ne sbustiamo giusto una, giusto per dare un po' di contenuto in più, sia mai che ci possa uscire qualcosa di interessante. Vi lascio anche il codicino ovviamente per quelli che stanno guardando questo video e hanno messo il like, ecco tutto vostro, e vediamo un po' che cosa esce. Il trick dovrebbe essere sempre con una avanti. Energia, Ekans, Tartwig, Pociena, carino, molto carino lui, Wiglet, Fortress, Vikavolt, un bellissimo Latias, art stupendo, non so se c'è una full art di Latias ma credo di no in questo set, Totodile, che saluto, ciao Toto, molto bello lui. Pokémon starter incredibile per quanto mi riguarda, Cincinno, altra reverse, e poi abbiamo Whimsicott, pacchetto abbastanza inutile, però per il content l'abbiamo fatto. Adesso andiamo su tutto quello che invece però ho acquistato di mano mia. Cominciamo da Destino di Paldea, dove ho comprato innanzitutto questa mini tin perché mi piaceva tantissimo lui in versione cromatica, anche se poi insomma proprio come il Pokémon non è che mi faccia impazzire, ma non solo, perché ho anche preso il booster di 6 bustine di Destino di Paldea, prezzo normale di 34,90 se non ricordo male, ma ve li metto comunque a schermo per sicurezza e scusatemi se faccio qualche errore nel caso. L'ho trovato, si trova ancora in realtà, niente di troppo raro, però è un set che a me piace tantissimo e spero di sbustare qualcosa di interessante. E poi ho anche preso questa qui, la tin da collezione di Charizard cromatico teracristallizzato. Tin stupenda, mi piace tantissimo l'estetica, non so se la aprirò, vi dico la verità. Ho visto che non è proprio facilissima trovarla, o comunque il prezzo non è più ormai quello di mercato, ma costa qualcosina in più. La tengo e insomma ci faccio qualche pensiero. Per paradosso temporale ho preso il set allenatore fuori classe perché l'ho trovato in sconto. Ora non so se quando uscirà questo video ci sarà ancora l'offerta attiva, ma MediaWorld lo vendeva a 38,99. Quindi l'ho visto in sconto invece di 54,99. Ho detto ma sì, perché no? E ricordatevi di MediaWorld perché tornerà anche a brevissimo giro. E adesso arriviamo a 151, che mi sta dannando l'anima. 151, innanzitutto ho recuperato questa collezione di Alakazam EX, anche qui presa in edicola al prezzo di mercato, dunque non ho speso niente in più di quello che è il prezzo ufficiale. Non l'ho ancora aperta, credo che questa la aprirò perché mi serve per completare diciamo il mio set, perché questo è l'unico che sto facendo non master set, ma insomma soltanto per avere le carte comuni. Altra collezione, questa volta di Zapdos EX, anche questa non aperta, ha anche la diciamo plastica attorno che da quello che ho capito a volte mettono, a volte no, dipende da dove viene acquistato il prodotto, correggetemi se sbaglio. Questa invece non so se la aprirò o la terrò così chiusa, aspetto vostri consigli a riguardo. Due raccoglitori, quest'altro ce l'ho da quest'altra mano, cerco di farvelo vedere nel modo migliore possibile, ma diciamo che la posizione che ho in questo momento non è delle migliori. Due raccoglitori presi anche questi in edicola, quindi 29,90 o 99 insomma, prezzo di mercato. Questo è un po' ammaccato, credo che potenzialmente lo potrei aprire questo qui, ci penso. Anche questo qua ha la pellicola esterna, mentre quello di prima, se ci fate caso, non la tiene. E infine sono riuscito a trovare, per qualche strano caso, fortuita coincidenza, anche un dannatissimo booster pack di 6 bustine. Storia incredibile, perché andando in edicola lo vidi, non lo presi subito, mi resi conto di aver fatto una
cosa sbagliata, per non dire una cazzata. Il giorno dopo tornai, mi dissi se lo trovo lo prendo subito, lo trovai ancora lì e quindi è tornato a casa con me. Anche qui abbiamo la plastica esterna, credo che questa ce l'abbia a prescindere in realtà. Chiusissimo, vedremo insomma che fine farà. Ed è incredibile come veramente non si trovino più 7 allenatori fuori classe e anche questi booster da 6 bustine, perché ho cercato altre volte in altre edicole e più volte anche nelle stesse edicole, ma veramente sono introvabili ormai. Passiamo adesso a ossidiana infuocata. Ho recuperato 4 bustine a 4,50€ ciascuna, perché il prezzo appunto è stato abbassato, ma non solo, perché vi ho anticipato prima di MediaWorld e infatti ho acquistato non uno ma ben 2 set allenatore fuori classe di ossidiana infuocata, perché li ho trovati in sconto come con Paradosso Temporale a 38,99€. Mi sembravano un ottimo affare, li ho presi entrambi e dopo il mio acquisto sono andati sold out per poi ritornare al prezzo pieno, quindi sono veramente contento di averli presi. Anche qui set che io adoro e non vedo l'ora di aprirne almeno uno insieme alle bustine per cercare appunto di trovare qualche carta interessante. Altro secondo me buon colpo, ma giudicherete voi, è il set allenatore di evoluzione a Paldea, che sono riuscito a trovare online al prezzo di 33,90€ circa. Come al solito il costo di questi qui è di 55€ di mercato, quindi trovato a 33 è secondo me un buon affare. Anche questo è un bel set, ne sento parlare benissimo da un po' tutti in realtà e ho voluto portarlo a casa. Sinceramente uno sconto di quasi 20€, anzi più di 20€ rispetto al prezzo di mercato, mi sembrava insomma da prendere senza pensarci troppo. Passiamo invece adesso a Zenith Regale, dove ho recuperato questa tin di Moltres di Galar, che a me piace tantissimo come Pokémon. Ho anche trovato quelle di Zapdos e Articuno, ma non le ho prese, vi dico la verità. Anche questa 24,90, prezzo diciamo di mercato, e tra l'altro veramente fighissimi tutti e tre. A tratti a volte li preferisco ai leggendari classici di Kanto, ma la nostalgia gioca da padrona in questo caso, quindi no. Ma non soltanto, perché ho anche recuperato, sempre di Zenith Regale, un set allenatore, questo qui trovato al prezzo di mercato 54,99. Nessuna offerta particolare, però altro set che io ho amato alla follia quando l'ho sbustato. Ripeto, non sono un collezionista, ma guardo molto le carte dei set e questo qui mi piace davvero davvero tanto. Sempre restando in tema tin, ho anche recuperato proprio l'altro giorno, questo è stato l'ultimo acquisto che ho effettuato, questa tin di Typhlosion di Isui di 24,90€ anche questa. Ho trovato anche Decidueye e Samurott, ma non li ho presi, anche se il mio starter in Legende Arceus fu Decidueye. Potrei ripensarci se l'edicola dove l'ho trovato dovesse averla ancora, quindi anche questa qua me la sono voluta portare a casa, principalmente perché non è recentissima, quindi l'ho vista e l'ho presa. E infine abbiamo delle bustine. Innanzitutto Tempesta Argentata, ne avevo prese in realtà di più di una sola, ma alcune le ho aperte, vi dico la verità, però questa è ancora sigillata. Due bustine di Lucentezza Siderale di Spada e Scudo, sempre pagate 4,50€, perché c'è il ribasso dei prezzi delle carte Pokémon, delle bustine delle carte Pokémon in edicola. Sempre la Spada e Scudo, due di Astri Lucenti con le illustrazioni di Arceus, bellissima, spero che questo possa portare fortuna con queste bustine. E infine, nell'edicola dove ho trovato il booster da 6 di Pokémon 151, ho trovato sfusa anche una bustina di Colpo Fusione, anche questa pagata 4,50. L'ho vista, non l'ho trovato praticamente da nessuna parte come set e l'ho portata semplicemente a casa, aggiungendola alla collezione tra virgolette di tutto ciò che ho comprato in questo ultimo periodo. Bene ragazzi, come vi dicevo ad inizio video, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, se ho fatto qualche acquisto sbagliato, se ho fatto qualche acquisto esatto e vari consigli generali che potreste darmi su cosa trovare, cercare e acquistare in edicola e nei negozi online e fisici in generale. Mi raccomando, se volete video sulle carte però ditemelo con un commento, con l'iscrizione, con mi piace, anche per supportarmi in generale e per aiutarmi nella creazione di contenuti. Vi aspetto nei commenti, vi leggo tutti come sempre. Qui dal vostro video per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!